modificare, per non cancellare, se vi posso permettere, così come è stata anche per la tragedia della scuola di San Giuliano di Puglia, esattamente perché è importante, a volte quando si cancellano le immagini, i nomi, i volti, le condizioni, sembra quasi che ciò non sia avvenuto, invece anche questo secondo me è un elemento, dal mio punto di vista, significativo e importante del modo con cui non bisogna rimuovere ciò che è avvenuto, e perché quando ce l'hai sempre di fronte non c'è niente da fare, operi con più celerità, crei sempre di più le condizioni per intervenire perché queste tragedie non succedano più. Quindi io vi ringraziavo innanzitutto su questo, ma vi volevo anche ringraziare della, diciamo, comincio anche a interrompere con Ale perché non perde mai l'inizio della domanda, anche se stamattina è stato molto gentile, anche quello dell'anagrafe, anche su questo vi voglio ringraziare, perché il MIURA ha istituito l'anagrafe dell'edilizia scolastica, proseguendo, lo dico così, proseguendo un lavoro che già, Cittadinanza Attiva faceva, anche questo è importante riconoscerlo, sempre di più un luogo di trasparenza ma anche di dettaglio. Non è la perfezione, lo dico, però è una scelta fatta, è una scelta su cui noi implementeremo i dati, perché trasparenza, accesso per tutte, non solo le istituzioni e le responsabilità pubbliche, ma accesso per i docenti, per i presidi, per le cittadine e per i cittadini, diventa un altro elemento importante, perché anche quello è una forma di relazione positiva, di trasparenza e di efficacia di questa scelta. Quindi ero qui proprio per dirvi vi ringrazio, andiamo avanti insieme, perché credo che anche questo sia un elemento, diciamo, di partenariato importante, nel senso che non c'è sostituzione, c'è ciascuno secondo le proprie responsabilità, le proprie funzioni, ma esattamente se si muove l'insieme dei soggetti che già da tempo operano su questo, io credo che sia un elemento assolutamente importante. Nello stesso tempo, qui, permettetemi non di dire una cosa scontata, però io vorrei che apprezzaste, è reciproco l'apprezzamento, ma bisogna sempre anche riconoscere ciò che si è già iniziato a fare. 7 miliardi sull'edilizia scolastica, fatti e messi in campo programmaticamente, di cui 5 sono al MIUR per intervenire sulle priorità non decise da soli, guardate anche questo è importante, ma dentro all'osservatorio con il concorso delle regioni e di tutti i diversi soggetti per le priorità, è un elemento importante. Quindi noi, per rispondere alla prima domanda di Alex, noi su questo lo facciamo, credo che sia anche giusto, un'osservazione legittima, tempi e interventi, siccome ne abbiamo già fatti, è giusto che vengano messi in trasparenza. Abbiamo fatto questo con questo finanziamento, in questo luogo, per mettere in sicurezza, per fare le verifiche sismiche e così via, perché almeno si dà anche il percorso concreto di attuazione di ciò che si è detto, perché non lo considero un sogno, mi piace moltissimo sognare, però il tema è, il sogno significa che devi avere una visione, ma devi avere la responsabilità dell'attuazione, quell'attuazione si fa con le gradualità necessarie, perché non è vero che si fa in altro modo, e bisogna essere in grado però di dar conto, questo sì, di dar conto dei tempi, dei modi e delle priorità che si scelgono. Credo che questo sia una cosa, diciamo, importante. Ultima riflessione che vi voglio fare è che vi ringrazio anche particolarmente, perché è stato ed è particolarmente significativo il fatto che abbiate fatto anche una sezione del premio sulla questione del terremoto, perché anche questa è una modalità, guardate, di grande serietà, perché significa che tutti insieme, come stiamo facendo anche come governo, anche di fronte alle risorse che erano già in cantiere per l'insieme della sistemazione dell'edilizia scolastica, per mettere in sicurezza, per fare le verifiche sismiche, ovviamente credo che concordiamo tutti che la priorità adesso è intervenire nei luoghi del terremoto e del rischio anche sismico di questa natura, perché anche questa è un'assunzione di trasparenza e di responsabilità. Il fatto che abbiate fatto un premio con una sezione specifica dedicata è altrettanto di valore apprezzabile, perché parlate anche voi in questo modo all'insieme dell'Italia, non per dire c'è qualcuno da cui non dobbiamo arrivare, ma stiamo insieme costruendo nelle condizioni date e anche oltre le priorità che ci diamo, oltre. Credo che sia molto importante, faremo una discussione
nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana, io credo che sia altrettanto importante questa necessaria, dovuta responsabilità del governo italiano ad insistere nel rapporto con l'Europa, ad insistere perché è un tema di tutti, non è un tema solo italiano, quello dei finanziamenti esattamente legati al terremoto per un verso, quindi alla risoluzione lì prima che altrove, ma più complessivamente, secondo me, di intervenire a 360 gradi sugli investimenti che riguardano l'insieme dei, diciamo, delle condizioni in cui i nostri ragazzi fanno scuola in Italia, cioè gli investimenti in istruzione sono a 360 gradi, sono l'ambiente dove operi, ovviamente, sono i saperi e le competenze interne, sono il valore delle docenti, dei docenti, dei presidi, cioè di, del personale tecnico amministrativo, cioè di tutte le figure che operano dentro il percorso educativo. Io credo che questo sia un altro degli elementi su cui noi dobbiamo continuare a dire che su questi investimenti dovrebbe operare un paese in quanto paese. Lo ridico anche qui da voi. Sono particolarmente allergica, lo dichiaro, al fatto che su questi temi ci si può giustamente, in modo democratico, confrontare sulle proposte migliori, sulle priorità migliori, sui contenuti tra proposte, ma sono allergica quando invece sul terreno complessivo della scuola si fanno scontri partitici. Vuol dire non avere a cuore, guardate, non avere a cuore il fatto che le ragazze e i ragazzi che oggi sono nei nostri percorsi formativi sono tutti insieme il futuro di tutto il paese, non di una parte del paese. Ci tengo tanto a dirlo perché è anche uno degli elementi, secondo me, importanti sulle cose di fondo di un paese, com'è il sistema di istruzione e di formazione, insisto, a 360 gradi con tutte le condizioni che devono esserci. Ma insomma, questo è proprio un elemento che poi consente a questo paese, quando deve anche costruire comunità europea, e dobbiamo costruirla perché dentro a questo significa anche avere qualità nella negoziazione, io la chiamo così, con gli altri stati sulle priorità, io credo che diventiamo tutti più forti, più responsabili e più autorevoli. Questo è un elemento, secondo me, che ci dà forza. Del resto, confrontarsi su proposte differenti è normale, ma anche su questo, diciamo così, anche il modo con cui lo si fa è decisivo. Chiudo su una cosa su cui mi ha fatto riflettere sempre Ale, quindi ringraziamenti li faccio tutti, li faccio anche ai soggetti che cooperano con questo premio, che sono stati prima qui c'è scritto vice segretario, non ce la faccio Annalisa, devo dire dalla vice segretaria generale dell'iniziativa. Come sapete che l'Accademia della Crusca ormai ha declinato, io faccio parte, diciamo che io ormai sono anche, come si dice, un insegnante di linguaggio, perché in ogni luogo dove vado interrompo quando mi chiamano ministro, mi guardo e dico, ma perché devono sempre togliermi tutto, no? Cioè, mi vogliono solo vedere tutta coperta nel corpo. Vabbè, adesso è una battuta. Però sulla cosa del sogno, nessuna scritta, innovazione e ambiente. Alex, mi hai fatto pensare ad una cosa che considero altrettanto importante da dire: ambiente, sicurezza, ma anche qualità dei linguaggi è un'altra delle cose. Non ci sono scritte, mi ha fatto riflettere il fatto che hai scelto di dire voglio andare anche in bagno a vedere se ci sono che cosa, cioè se ci sono le parolacce, le offese, esattamente tutti quei comportamenti purtroppo che invece avvengono, che discriminano, che ovviamente fanno drammaticamente bullismo, e che esattamente su questo è un'altra parte qualificante degli investimenti che dobbiamo fare. Allora, quello non è un sogno, quella è già un'attività che dobbiamo tutti fare, partendo dalla politica, perché quello che le ragazze e i ragazzi portano dentro le scuole, anche in termini di linguaggio e di comportamenti, diciamo, conflittuali, di bullismo o di violenza, lo vivono nella società, quindi abbiamo tutti la responsabilità, ci parliamo, ci confrontiamo, ci si può appassionare, ci si deve appassionare al proprio pensiero, alla propria proposta di confronto, ma mai degenerare col linguaggio, perché il linguaggio è esattamente una delle potenti armi che in realtà creano poi violenza e discriminazione. Quindi io quel sogno ce l'ho con te, di avere anche
non tanto i muri puliti in sé, nel senso senza scritte, ma con scritte positive. Ve lo dico perché su questo, anche da un punto di vista della strumentazione degli edifici scolastici, credo che avere alle pareti, anche quella del bagno, diciamo così, immagini scritte positive, aiuti sempre in ogni percorso anche a ragionare positivamente. Comunque in realtà torna, grazie a Cittadinanza Attiva e a tutti quelli che il lavoro che avete fatto in questi anni, e grazie e anzi complimenti a chi vince quest'anno l'11° premio di Cittadinanza Attiva. Un saluto sempre particolare a Cinzia, che hanno questo rapporto quasi di straordinaria vicinanza. Grazie a tutti.